non ho la magliettina con la ruspa come tutti voi, non perché non voglio indossarla, ma perché ci tenevo qua davanti a tutti voi a indossare questa maglietta che raffigura il volto di un bresciano, di un commerciante, di un pizzaiolo, di un amico, purtroppo l'ennesimo commerciante lombardo ammazzato da delinquenti, da una criminalità spesso straniera, che guarda caso va a radicarsi laddove governano sindaci non coraggiosi come Oscar Lanzini, ma caga sotto come Emilio Del Bono. Quindi voglio dire, era un segnale di amicizia, di riconoscimento. Poi le forze di polizia faranno la loro indagini, anzi un applauso alle valide forze di polizia italiane qua presenti, anche vittime, principali vittime del governo Renzi e di quello scafista di Alfano. Loro sono le prime vittime, costrette a lavorare con turni massacranti, senza macchine, senza benzina, senza risorse, e poi quando restano un delinquente lo trovano fuori il giorno dopo e devono rifare il lavoro da capo. Quindi a loro va un grande grazie, ma dico, faranno le loro indagini, ma dobbiamo dover denunciare una città, la nostra città come Brescia, che purtroppo è caduta in una situazione che sembra ormai un quartiere di Islamabad, non più la Leonessa d'Italia, Brescia appunto. E credo, e chiudo perché devo dare spazio ad altri, al nostro Matteo Salvini, che Brescia non ha bisogno di un cagasotto come Del Bono, ma di un sindaco sceriffo, e ce ne faremo. Grazie Marca Monica, grazie Ponte di Legno, grazie a tutti.